Al negozio di vernici, hanno trovato una carta da parati rilassante per una parete con un design semplice di onde spumose con piccoli pesci colorati che nuotano e saltano nella risacca. Allegro e luminoso, ma non travolgente, ha impostato l'intera tavolozza dei colori di crema e verde tenue, beige sabbia e il più pallido del rosa e turchese. Così tanti colori con cui lavorare, ma così morbidi e calmanti. Entrambi lo adoravano. Può fare la parte del leone nel dipinto, ma Sanem ha aiutato, mantenendo il vassoio con i rulli pieno e il rivestimento del pavimento sotto la sua area di lavoro. Finirono la prima mano in un paio d'ore, ma era più o meno tutto ciò per cui Sanem era bravo. Era rimasta in piedi quasi tutto il giorno, e raccontarono la storia con gonfiore e un forte dolore che alla fine la fecero sedere sul letto degli ospiti tirato al centro della stanza per facilitare la pittura, e lasciò che Ken finisse il riposo. Ipnotizzata osservando il colore del muro cambiare con lunghi colpi di rullo, non passò molto tempo prima che si addormentasse. Quando si svegliò, la stanza era dipinta, le provviste ripulite e Ken era inginocchiato accanto al letto per svegliarla. «Dormirai per tutta la cena?» chiese piano. Si svegliò di soprassalto, confusa per un momento. «Può, che ore sono?» «Sono quasi le 8 di sera», rispose. «Hai fame?» Si mise a sedere e inarcò la schiena contro i muscoli tesi, sentendo il dolore bruciante giù nei suoi fianchi. Lei annuì, «Lo sono, davvero?» Anche lui annuì. «Penso che sia rimasta della minestra in frigo. Potremmo averla», ha detto. «Va bene», disse, e l'aiutò ad alzarsi dal letto. Si guardò intorno nella stanza e sorrise. «Adoro questo colore, Ken. È così carino». La abbracciò da dietro, le sue mani aperte sul suo ventre, il mento appoggiato sulla sua spalla. «Andrà bene anche con quella carta da parati. Lo appenderò il prossimo fine settimana», ha detto. «Va bene, mangiamo, sto morendo di fame», ha detto. La baciò sulla guancia. «Sì, mangiamo, stai dando da mangiare a 4 persone. Ma poi ti mettiamo nella vasca e ti strofiniamo via tutta la vernice», ha detto. Si voltò tra le sue braccia e lo guardò sorpresa. «Quale vernice?» Le toccò un lato del naso, poi la guancia. «Qui e qui», ha detto. Poi sorrise e guardò la parte superiore della sua testa. «Alcuni nei tuoi capelli e ce n'è anche qualcuno su uno dei tuoi gomiti». Si contorse, cercando di vedere il suo gomito, ma alla fine si arrese. «Come ho fatto a dipingere così tanto su di me quando hai fatto la maggior parte del dipinto?» Lo guardò ma non ne trovò nessuno, tranne un po' su una nocca. Ridacchiò, «immagino che tu sia solo fortunato così». Si rannicchiò sotto il suo mento e lo abbracciò. «E così sei tu. Come mai? Puoi strofinarmelo di dosso nella vasca da bagno», ha detto. La voltò verso la cucina e le diede una pacca sulle spalle. «Allora ceniamo velocemente e andiamo avanti con le cose buone». Lei ridacchiò e lo fecero. Il compleanno di Ken era la settimana successiva e Sanem aveva acquistato per lui una speciale macchina fotografica da collezione. Stava guardando le telecamere per sostituire quella, in particolare, che aveva usato più spesso per le riprese professionali, ma aveva perso nell'incidente. Sanem gli avrebbe lasciato gestire quell'acquisto. Invece, ha trovato una Leica M3 Single Stroke Vintage con gli obiettivi extra in ottime condizioni. Ed era una buona cosa, perché costava quasi una zecca, ma lei era felicissima di comprarlo per lui. Non comprava molto per se stesso e non comprava quasi mai nulla che potesse essere considerato un oggetto da collezione. Era così eccitata quando è arrivato per posta pochi giorni prima del suo compleanno, che non vedeva l'ora di darlo a lui. «Sanem, mi prendi in giro? Questo tipo di fotocamera in ottime condizioni è una scoperta molto rara. Non posso credere che tu ne abbia trovata una», ha detto quando ha aperto la confezione e ha dato un'occhiata alla gemma all'interno. «E ha le lenti intercambiabili. Incredibile», ha detto, e lei poteva dire che amava davvero il regalo. «Spero che ti piacerà, Ken. E presto avrai dei bambini dolci e molte opportunità per scattare foto con esso». Si portò la fotocamera all'occhio e la scrutò attraverso il mirino, quindi fece scattare l'otturatore, anche se non c'era pellicola per registrare la sua foto.
Dovrò procurarmi un film così posso portare alcuni di voi a fare pratica prima che arrivino i bambini. Ehi, potresti prendere un po' di Ersin e Fusan sabato sera quando festeggiamo il tuo compleanno a casa di Anne e Baba. So che Leila vorrebbe che tu fotografassi i bambini. Solo foto casuali. Ma potresti almeno ottenere un sentire come funziona questa fotocamera. Annuì e sorrise. Buona idea. Si avvicinò e gli offrì un bacio. Spero che ti piaccia, Ken. La sua espressione era così dolce che il suo cuore faceva schifo. Lo amo così tanto che non posso nemmeno dirtelo, Sanem. È solo un regalo così stravagante. Sono sbalordito dalla ricerca che hai dovuto fare, per trovarlo. Quasi imbarazza, me che hai messo così tanto impegno in un regalo per il mio compleanno. Si raddrizzò e lo interrogò con un'espressione perplessa. Sono stato felicissimo di farlo. Perché ti metti in imbarazzo? Si strinse timidamente nelle spalle. Crescendo, il mio compleanno non è stato qualcosa per cui Anna ha fatto un grande affare. Non sono abituato a tante storie. La festa che ho ospitato per il mio compleanno, quando ti ho chiesto di sposarmi per la seconda volta, è stata l'unica festa di compleanno che ricordo di aver fatto, ha ammesso. Sanem provò una feroce reazione a ciò, una miriade di reazioni, in effetti. La rendeva triste pensare a Ken come a un ragazzino il cui compleanno non era mai stato veramente festeggiato in alcun modo, messo da parte da una madre egoista. La rabbia balenò nella sua mente quando si ricordò della sua celebrazione programmata per il compleanno di Ken che era stata piratata da Paul e Neuma. E mentre la proposta era un bellissimo ricordo, così tanto dolore intenso lo seguì con l'infortunio di Igit e la partenza di Ken fino a quando non riuscì quasi a ricordarlo senza provare un desolato senso di tristezza e perdita. Bene, ora sono responsabile dei compleanni nella tua vita e non ce ne sarà un altro senza un po' di festeggiamenti, lo rassicurò, prendendogli la mascella nella mano e accarezzandogli la barba. Le sorrise e lei poteva praticamente vedere i cuori nei suoi occhi. Senis eviorum, Sanem. La festa di compleanno di Ken a casa dei suoceri sabato sera è stata di basso profilo, ma festosa. Mevkibe aveva preparato tutti i suoi piatti preferiti e Ken ha fatto un gran polverone su quanto fosse buono solo per vedere Mevkibe sorridere e arrossire. Alla fine erano tornati a un luogo di rispetto e amore reciproco dopo che tutte le ferite del passato erano guarite, e Ken era grata per le cure materne che gli aveva riversato con la stessa libertà con cui faceva con le sue figlie. Più tempo trascorreva in questa famiglia, più l'amore e le cure di sua madre soffrivano in confronto. Una torta ganache al cioccolato fatta in casa e leggermente sbilanciata fu portata dalla cucina accesa con il numero richiesto di candele, e naturalmente si cantava. Ken agire turbato dal trambusto e concentrarsi su di lui, ma segretamente si sentiva come un bambino di 8 anni che era stato incoronato il re del giorno. La torta era deliziosa e accarezzò l'ego di Mevkibe dichiarando che nessun altro fornaio, né torta, sarebbe mai bastato per il suo compleanno. Sarebbe sempre stato Mevkibe e la sua torta ganache al cioccolato per la sua celebrazione. I bambini erano cambiati notevolmente in soli 10 giorni dalla loro nascita. I loro visini erano diventati rotondi e le loro fattezze erano così distinte e belle che Ken non vedeva l'ora che tutti finissero la torta prima di tirare fuori la sua macchina fotografica per catturare i momenti. Fusan dormì per gran parte della serata. Era così che poteva stare in piedi per festeggiare tutta la notte, assicurò Leila. Ken archiviare quel bocconcino genitoriale sotto buono a sapersi nel suo cervello, preparandosi per quasi tutto con tre in arrivo. Ma ha avuto un periodo di veglia dopo che Leila l'ha nutrita, e Ken è rimasto ipnotizzato dalla sua bellezza, così delicata e femminile, come Leila. Ersin, invece, era pronta a scoprire il mondo. Aveva gli occhi da falco di Emre e non gli sfuggiva nulla che accadesse nelle sue vicinanze, sembrava a Ken. Calmo e vigile, Ersin è stato facilmente catturato nel film e Ken ha sentito di aver ottenuto degli ottimi scatti del ragazzo. È sempre così vigile e attento a tutto ciò che lo circonda? Può chiesto. Emre annuì, egli è. Dorme? Può chiesto. C'erano dozzine di cose che voleva chiedere su questi neonati.
Solo quando non puoi, disse Emre, poi rise. Farai meglio a dormire ora, finché puoi, Ken. Non ce ne sarà più di tanto dopo che sono arrivati. Ha preso alcuni scatti della nuova famiglia di 4 persone e altri bambini con Niat e Mevkibe. Le foto in posa non erano così piacevoli da scattare come le candide catture di capelli ciuffi appena nati ritti in cima a una testolina tonda e labbra boccioli di rosa che sorridevano per un luccicante secondo come il prezioso Fusan sognava, forse, degli angeli. Non vedo l'ora di allestire una camera oscura e sviluppare questo film per vedere come lui e la Leica si sono accoppiati. Ti stai divertendo? Gli ha chiesto Sanem mentre giocava con le impostazioni della telecamera. Poteva solo guardarla, davvero incapace di esprimere cosa significasse per lui quel compleanno. Il suo regalo inaspettato e premuroso, l'amore della famiglia che lo celebrava come se fosse la persona più speciale di grande importanza oggi, e la dolcezza di questi neonati avevano reso questo il miglior compleanno di tutta la sua vita. Lo ricorderebbe sempre come quello che ha veramente celebrato, ed è stato celebrato da coloro che lo amavano. E ha creato un senso di pace e guarigione dalla solitudine infantile e un forte senso di appartenenza, così profondamente buono. Più tardi, è sembrato che ci volessero due genitori e due nonni per raccogliere tutte le provviste per bambini e mettere due minuscole persone al sicuro infilate in due enormi seggiolini per auto per il viaggio di ritorno a casa. Ken guardarlo con una preoccupazione crescente per quante persone ci vorrebbero per tre bambini. Lo faceva sudare un po' stasera. Più che un po' opprimente a cui pensare. Il campanello suonò, ma nessuno, tranne lui e Sanem, sembrava averlo notato. Fece per alzarsi, ma lui invece si alzò. No, non alzarti, vedrò chi è, le disse Ken. Però era già fuori dal suo posto. Andiamo insieme, disse, e gli avvolse un braccio intorno alla vita. Le baciò la sommità della testa. Così felice dei doni di quel giorno che riuscì a malapena a trattenere il suo sorriso, e insieme, avvolti l'uno nell'altro, si diressero verso la porta. Ken l'aprì, chiedendosi chi sarebbe arrivato a così tarda ora, e si ritrovò a guardare il volto sorpreso di sua madre. «Ah, Ken! Ah, che ci fai qui?» ha chiesto Uma. Non sembrava che potesse essere felice di vederlo, e per il suo compleanno, comunque, ma semplicemente un senso di sorpresa quasi perturbato che stesse aprendo la porta invece di Mevkibe. «Potrei chiedere lo stesso a te», disse, la sua voce piatta. Entrò, senza invito, e trascinò un uomo nella sua scia nell'atrio. «Perché? Sto qui a cercare i miei nipoti, naturalmente. Cos'altro dovrei fare oggi?» gli chiese nel suo modo scoraggiante e ipocrita. «Che cosa, in effetti?» disse, e guardò l'uomo che aveva portato con sé. Quando Uma non offrì presentazioni, Ken tese l'uomo e la mano per stringergliela. «Ken Divit», ha detto. «Sono il figlio maggiore di Uma, e questa è mia moglie, Sanem». L'uomo gli prese la mano e gliela strinse con decisione. «Un buon inizio». «Yusuf Mardin», disse, «e io sono il terzo marito di Uma», si offrì con un leggero bagliore di malvagio umorismo negli occhi. Ken pensare che gli potrebbe già piacere quell'uomo. Yusuf baciò la mano di Sanem e le disse quanto era felice di incontrarla. «E potrei dire che sei molto più carina di quanto mi aspettassi», disse, sorprendendo Sanem, riuscì a dire Ken. Non sapeva come rispondere a questo, era chiaro. Ma Ken lo sapeva, Uma gli aveva detto qualcosa di falso su Sanem. Guardò sua madre, che fino a quel momento non aveva nemmeno riconosciuto la presenza di Sanem, e tutto quello che riuscì a sentire fu sgonfio dall'alto della notte. Senza nemmeno ricordare il suo compleanno, era riuscita a mettere un freno alla giornata. «Beh, sono qui Emre e Leila. Siamo andati a casa loro, ma non c'erano. Sentivo che dovevano essere qui, ma non si sarebbero nemmeno preoccupati di rispondere a un telefono quando chiamo, quindi come sarebbe lo so?» disse Uma, irritato. «Sono qui. Anche se si stanno preparando per tornare a casa», si offrì Sanem. Uma guardò Sanem come se stesse solo notando che era anche nell'atrio con loro. «Oh, beh, mi porteresti a vedere loro, e i miei nipoti?» lei chiese. Sanem era rispettoso,
facendosi da parte in modo che Uma potesse salire le scale per il salone, ma Ken poteva dire che si stava mordendo la lingua in due. «Sento che probabilmente conosci la strada», ha detto a Uma. Uma non si prese nemmeno la briga di rispondere, ma salì i primi gradini, poi si voltò e si accigliò verso Yusuf, che capì che doveva seguire sua moglie. Fece un cenno con la testa a Ken, poi a Sanem, e la seguì su per le scale, dove pochi secondi dopo ci fu molto turbamento e tumulto per il loro arrivo inaspettato. Ken e Sanem si scambiarono uno sguardo stanco, e lui sapeva che era delusa che Uma fosse arrivato per rovinare il suo compleanno senza nemmeno provarci. «Va tutto bene», disse, leggendole nella mente. «No, non lo è. Ma non è una lotta che voglio avere oggi», lo rassicurò Sanem. «Ma un giorno, Ken, un giorno le dirò che pietosa scusa per madre è stata e continua ad essere. Non puoi cambiare carattere, Sanem. E non puoi farmi amare da lei. Credimi, ci ho provato per tutta la vita. Non si può fare». Vide le lacrime raccogliersi nei suoi occhi e cercò rapidamente di cambiare l'umore. Prendendole la mano, riprese a salire le scale. «Vieni, vieni, Sevgilim. Facciamo conoscere i nostri saluti e apprezzamenti in un modo bellissimo, e andiamo a casa dove la pace attende». «Tamam», disse, anche se Ken poteva vedere che la pace era difficile da immaginare per Sanem con la tempesta di rumore e disturbo che Uma aveva portato in città con lei. «Non preoccuparti, metterò dei limiti molto precisi con lei prima che i nostri bambini arrivino», promise. Sanem annuì, ma lei era scoraggiata da tutto ciò, poteva dire. Punteggio di compleanno, Uma 30. Ken 0.